masse en plastique. Pétrole. Vernis à ongles, tablettes, flacons. Pétrole. Manteau imperméable. Pétrole. Pas de nylon. Pétrole. Feu rouge. Non, n'exagérez pas. Nel 1928 sette società britanniche e statunitensi si divisero il mercato del petrolio, prima ancora che le tre grandi potenze mondiali facessero lo stesso a Yalta nel 1945. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i magnati americani del petrolio non erano per nulla turbati dalla propria complicità nei confronti del regime nazionalsocialista che aveva permesso alla Germania di produrre petrolio sintetico fino al 1943. Nel 1945 gli Stati Uniti intavolarono negoziati per ottenere diritti esclusivi sulle risorse petrolifere dell'Arabia Saudita, in cambio della loro protezione politica e militare. Un anno dopo, in Iran, l'Unione Sovietica creò la Repubblica Fantoccio dell'Azerbaigian per appropriarsi dei pozzi di petrolio del nord del paese. Fu questa mossa a segnare il vero inizio della Guerra Fredda. Gli iraniani fecero appello al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il presidente Truman minacciò il ricorso alle armi atomiche. Avendo altre ambizioni in Europa orientale, Stalin cedette. Il petrolio era il carburante della ricostruzione in Occidente. Diventò la principale posta in gioco economica e geostrategica della seconda metà del XX secolo. Sette società, le cosiddette sette sorelle, dominavano il mercato distribuendo appena il 30% dei loro profitti ai paesi produttori. Finché nel 1948, dopo una serie di scioperi, il Venezuela, secondo produttore ed esportatore di petrolio al mondo, impose alle grandi compagnie petrolifere un cambiamento nel regime delle concessioni, con una spartizione in parti uguali dei profitti. Il ministro venezuelano del petrolio, Pérez Alfonso, si recò in Medio Oriente per persuadere i paesi produttori a seguire l'esempio del suo paese. Nel 1950, i dirigenti americani dell'Aramco proposero lo stesso modello di divisione degli introiti all'Arabia Saudita. A dispetto dell'apparente concessione, i profitti delle società americane non venivano minimamente scalfiti. Negli Stati Uniti, infatti, i rimborsi concessi ai paesi produttori erano dedotti dalle imposte. Questo indispettì gli altri paesi produttori. Fu l'Iran a scatenare la prima grande crisi politico-finanziaria nella storia del petrolio. Dopo aver cercato invano all'inizio degli anni 30 di rinegoziare gli accordi con la Gran Bretagna, l'Iran chiese di beneficiare dello stesso trattamento dell'Arabia Saudita. La società petrolifera Anglo-Iranian rifiutò. L'11 aprile 1951 l'ex militante nazionalista Mohammad Mossadegh divenne primo ministro. Lo stesso giorno presentò al Parlamento un disegno di legge volto a nazionalizzare la società petrolifera Anglo-Iranian. Il decreto ricevette subito l'avallo dello Shah. In Occidente la notizia fu accolta con sufficienza. Tous les regards sont fixés sur le palais de l'Anglo-Iranian Oil Company, centre névralgique de la fièvre du pétrole. Alentour, c'est le grouillement de formes et de couleurs de toutes les villes orientales, mais chacun sait qu'un drame est en train de se jouer. Les délégués du gouvernement pour la nationalisation ont pris l'avion pour rencontrer les envoyés britanniques. Comme viatique, ils emportent le Coran, la collade du grand Mellah, et un des drapeaux que brandissent leurs partisans et qui portent inscrit « Si Dieu est avec nous, quel obstacle pourra nous arrêter ?» C'era in gioco l'effettiva perdita delle concessioni petrolifere a favore dei nazionalisti. Ma ancora più importante, si sarebbe creato un precedente. Se gli iraniani avessero nazionalizzato il loro petrolio e incamerato tutti i profitti, che cosa sarebbe accaduto in Kuwait o peggio ancora in Arabia Saudita? Gli arabi avrebbero potuto rivendicare un accordo altrettanto vantaggioso. Quello era il pericolo. Quella era la grande preoccupazione. La società Anglo-Iranian temeva il peggio. In your opinion, Mr. Jackson, what would be the probable effect in Persia of British withdrawal? I think economic disaster. The Persians think that by nationalizing oil, they are going to get rich.
Unfortunately, the reverse will be the case. Il governo britannico minacciò di invadere l'Iran, chiuse la raffineria di Abadan, rimpatriò i tecnici e impose un embargo sull'importazione di greggio iraniano. In un filmato propagandistico, l'Anglo-Iranian si presentò come vittima delle circostanze, sottolineando il suo contributo allo sviluppo del paese. Our picture could only be complete if we could show you what the conditions were like before the oil company came into being. But the British have introduced hygiene into Persia. Education, there was almost total illiteracy before the company's time, and sport. Almost from the first, Persians were trained for executive posts, so that when the installation should revert legally to Iran in 1993, there would be skilled Iranian technicians capable of running them. Gli inglesi pensavano, finanziariamente non ce la faranno, perciò dovranno cedere. Per gli statunitensi la situazione era molto più spinosa, perché Abadan era una base di rifornimento per i loro velivoli. Si era in piena guerra di Corea e ogni fonte d'approvvigionamento aveva un'importanza strategica enorme. Ci furono quindi aspri negoziati tra il Foreign Office e Washington sul da farsi in Iran. La Gran Bretagna si appellò al Consiglio di sicurezza. Mossadegh perorò la sua causa alle Nazioni Unite. Respinto, ruppe le relazioni diplomatiche con la Gran Bretagna e nel bel mezzo della Guerra Fredda minacciò di allearsi ai sovietici. I britannici presero contatto con noi e organizzammo un'operazione congiunta. Credo che si chiamasse Foursquare, tra britannici e americani. Ma al momento della verità furono gli americani ad averne il controllo. Temendo che l'Iran si alleasse con i comunisti, il presidente Eisenhower ordinò all'allora sottosegretario di Stato Herbert Hoover Jr. di risolvere il problema iraniano senza rischiare una crisi con l'Unione Sovietica. In realtà la situazione era una magnifica opportunità per Washington. Herbert Hoover Jr. convocò i presidenti delle cinque maggiori società americane che non erano ancora riuscite a entrare in Iran, allora riserva di caccia privata della Gran Bretagna. Per stabilirsi nel paese avrebbero dichiarato la loro intenzione di rispettare la volontà iraniana istituendo un nuovo consorzio incaricato di gestirne gli interessi. Statunitensi e britannici ne avrebbero controllato il 40% e per salvare le apparenze i francesi il rimanente 20%. Dopo aspri negoziati i britannici dovettero accettare la proposta. Non restava che mettere fuori gioco Mossadegh. A Washington la British Petroleum affermò: è un comunista, dobbiamo toglierlo di mezzo. Era un'idiozia, bastava guardare i documenti. Io mi sono letto il fascicolo di Mossadegh dall'inizio alla fine, proprio quello che si sostiene sia stato distrutto, ma non è così. Se lo legge vedrà che si tratta solo di petrolio. Mossadegh non era un comunista, era un nazionalista, un socialista e tanto altro ancora, ma non era un comunista. La CIA, il Dipartimento di Stato e la BP vendettero quell'operazione alla Casa Bianca, a Eisenhower e al Congresso, basandosi sulla guerra al comunismo. Mi ricorda la guerra al terrorismo. Il nuovo direttore della CIA, Allen Dulles, inviò segretamente uno dei suoi vice, Kermit Roosevelt, in Iran per destabilizzare il regime. Roosevelt organizzò un incontro segreto con lo Shah, assicurandolo del sostegno degli Stati Uniti se Mossadegh fosse stato rovesciato. Lo Shah tentò di far arrestare Mossadegh, ma questi riuscì a mobilitare i suoi sostenitori e a ottenere pieni poteri con il supporto del Partito Comunista Iraniano. Il potere della strada ebbe la meglio e lo Shah fu costretto all'esilio a Roma. Nello stesso tempo, sotto la pressione del clero e dei militari ostili a Mossadegh e al Partito Comunista, Kermit Roosevelt pagò migliaia di comparse per organizzare una controdimostrazione a favore dello Shah. L'abitazione di Mossadegh fu saccheggiata, l'esercito intervenne, Mossadegh fu arrestato. Lo Shah tornò in Iran sotto scorta militare.
Come previsto, creò un nuovo consorzio nel quale le società statunitensi erano azioniste di maggioranza allo scopo di sfruttare le risorse petrolifere iraniane. Per rafforzare la propria presenza in Iran, gli Stati Uniti incrementarono gli aiuti militari allo Shah, che poteva pagare gli armamenti con gli introiti del petrolio. Gli americani vinsero a tutti i livelli. Guadagnavano somme enormi con il greggio e con le grandi quantità di armi vendute. The Shah closely inspects the latest weapons in the American arsenal of democracy. La vicenda Mossadegh segnò l'inizio della complicità tra la CIA e le grandi società petrolifere americane. Kermit Roosevelt terminò la carriera come vicepresidente della Gulf Oil. Le società petrolifere avevano più facilmente accesso alla Casa Bianca della stessa CIA. Quando ero alla CIA avevo solo un lasciapassare giornaliero per il Consiglio per la Sicurezza Nazionale e dovevo chiedere ogni giorno il permesso per entrare alla Casa Bianca. Entravo assieme ai rappresentanti delle società petrolifere che avevano dei lasciapassare permanenti. Ho già parlato del complesso petrolifero. Il petrolio e il gas sono da intendere nella loro globalità. Quindi non ci sono solo le grandi compagnie petrolifere, ma le banche, le aziende di servizi, le società petrolifere nazionali, eccetera, senza dimenticare l'esercito. Ovviamente le agenzie di sicurezza, CIA compresa, sono parte integrante di questo complesso. Tutto ciò divenne evidente negli anni 50, quando non solo in Iran, ma anche in Venezuela e in Iraq e in altri stati produttori di petrolio, emerse una generazione di dirigenti con crescenti mire nazionalistiche che sfidarono le basi stesse delle operazioni delle sette sorelle, principalmente la loro facoltà di fissare i prezzi. Alla conferenza di Bandung nel 1955, il terzo mondo fece la sua entrata sulla scena mondiale. 30 stati, inclusi i principali produttori di petrolio, Arabia Saudita, Iran e Iraq, focalizzarono il dibattito sul controllo delle loro materie prime. Nello stesso momento e nell'indifferenza generale, il geologo americano King Hubbert, impiegato della Shell, annunciò l'inevitabile declino delle risorse americane di petrolio. We have the production rate plotted against time, and initially it starts at zero and it goes up more and more steeply. Ultimately, it'll reach some climax as the resource begins to be scarce or difficult to discover, and then it goes into a long decline, not abruptly, but gradually back to zero. Fu uno degli avvenimenti maggiormente degni di nota nella storia del petrolio. Hubbert, ormai totalmente screditato, era andato in pensione nel 1970. Uno dei suoi critici fece notare: ricordate quel vecchio folle della Shell, quel dottor Hubbert che sosteneva che gli Stati Uniti sarebbero rimasti a corto di petrolio all'inizio degli anni 70? Guardate, non abbiamo mai prodotto così tanto. In effetti quell'anno registrammo un record produttivo. Ci sono voluti quasi 25 anni prima che tutti, con poche eccezioni, realizzassero che, malgrado le attese, Hubbert aveva ragione. Unbelievably, Hubbert was right. Nel 1959 l'Unione Sovietica inondò il mercato con petrolio a basso costo. Le sette sorelle ricambiarono riducendo unilateralmente il prezzo del barile di 18 centesimi di dollaro. Questa brusca decisione imponeva un taglio del 10% agli introiti dei paesi produttori che, indignati, si riunirono al Cairo. Mi divertivo molto ascoltando i dibattiti ai congressi arabi sul petrolio, soprattutto quando le società petrolifere inviavano i loro rappresentanti per spiegare ai delegati arabi perché non dovevano assolutamente rimettere in discussione le concessioni petrolifere. C'era quello che chiamavano il carattere sacrosanto dei tratti. Si appellavano al Corano. Avevano estratto qualche versetto del Corano, non sto scherzando, successe realmente. Dicevano che questi versetti coranici impedivano di discutere il carattere sacrosanto dei contratti. Quelli che chiamavano contratti erano dei documenti cartacei compilati a Londra con l'impronta digitale dell'emiro locale. Quelli erano i contratti.
Su iniziativa del venezuelano Pérez Alfonso e del ministro del petrolio saudita Abdullah Tariki, nel 1960 venne creata l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, l'OPEP. Il signor Tariki formulava delle idee che all'epoca erano considerate davvero rivoluzionarie. Già il Congresso Arabo del Petrolio, che era stato istituito negli anni 50, aveva auspicato l'aumento del prezzo del greggio. All'epoca, persino un rincaro di piccole entità era considerato dalle società petrolifere un atto dalle conseguenze catastrofiche. L'aumento dei prezzi del petrolio e la creazione dell'OPEP, nella quale Tariki assunse un ruolo decisivo assieme al ministro venezuelano dell'epoca, crearono disagio nel governo saudita, che subiva anche molte pressioni da parte statunitense. Non c'è dubbio. Anche se quando venne istituita nel 1960, l'OPEP non era un'organizzazione molto efficiente, con l'avvento di una serie di nazionalizzazioni nell'industria petrolifera, a partire dall'Iraq nel 71, l'OPEP diventò molto più efficace e fu in grado di rappresentare le rivendicazioni nazionaliste. Tutto questo è vero, ma ciò che non è pienamente riconosciuto è la misura in cui, mentre l'OPEP rappresentava necessariamente un modo diverso di trattare gli affari della grande industria petrolifera, quest'ultima era l'attore principale che interveniva direttamente nelle operazioni dell'OPEP. Ma l'OPEP era ancora troppo debole e dipendente dall'Arabia Saudita per opporsi al potere delle società petrolifere occidentali. Per quasi 50 anni queste ditte avevano fissato il prezzo del petrolio a circa un dollaro al barile, assicurando la crescita e la prosperità a basso costo dell'Occidente. Il 6 ottobre 1973, il giorno della festività ebraica dello Yom Kippur, l'Egitto e la Siria, con l'aiuto di consiglieri militari sovietici, lanciarono un attacco militare a sorpresa contro Israele. Gli Stati Uniti vennero in soccorso allo Stato ebraico. Il 16 e il 17 ottobre i paesi arabi, membri dell'OPEP, reagirono proclamando un embargo sulle forniture di petrolio all'Occidente. Si scatenò il panico. L'opinione pubblica occidentale denunciò risolutamente i paesi arabi. In realtà la crisi petrolifera degli anni 70 non cominciò con l'embargo arabo nell'ottobre del 73. E nemmeno con l'aumento dei prezzi del petrolio nel dicembre 73. In realtà era iniziata già nel 1971. Quando negli Stati Uniti la penuria di prodotti petroliferi cominciò a manifestarsi. Chi non è più giovanissimo ricorderà bene quel periodo. C'erano le code dai benzinai in America. Le fabbriche e le scuole dovettero chiudere perché il gasolio o l'olio da riscaldamento non era sufficiente. Si era nella stagione fredda e negli Stati Uniti c'era la crisi petrolifera generata dalla scarsità di greggio. Quali erano le cause? Questo rimane un mistero. Il presidente Nixon ordinò a James Aikins di condurre un'inchiesta sullo stato reale delle riserve americane. Mi recai in tutti gli stati americani produttori di greggio, spiegando loro che il governo doveva sapere, senza che questo diventasse di pubblico dominio, quanto petrolio potevano produrre gli Stati Uniti. E il governo doveva saperlo, ne andava della sicurezza nazionale. Si scoprì allora che non vi erano eccedenze, nessuna. Eravamo in una situazione molto delicata.
Dovetti andare alla riunione dell'OCSE e decisi di non mentire. Presentai le tabelle spiegando: in passato vi abbiamo involontariamente tratto in inganno. Mi dispiace, ma ora ho trovato l'errore e le cifre che vi presento sono reali. Non siamo in grado di produrre più petrolio di quanto già ne produciamo oggi. È una realtà con la quale dovremo convivere. La nostra produzione può solo diminuire. E così la commissione, la cosiddetta task force voluta da Nixon e presieduta dal signor James Akins, pubblicò un rapporto intitolato Progetto Indipendenza. Dopo aver esaminato la situazione, stilarono il rapporto che diceva in sostanza: è nell'interesse nazionale assicurare l'indipendenza energetica degli Stati Uniti al 100%. America's energy demands have grown so rapidly that they now outstrip our energy supplies. As a result, we face the possibility of temporary fuel shortages and some increases in fuel prices in America. This is a serious challenge, but we have the ability to meet it. If our energy resources are properly developed, they can fulfill our energy requirement for centuries to come. Ciò implica un aumento del prezzo del petrolio. Incontrai il signor Akins per la prima volta quando era in visita ad Algeri per altri affari. I responsabili algerini gli dissero: lei si occupa di petrolio in America, qui si tiene un congresso arabo sul tema, se desidera prendere la parola all'incontro è il benvenuto. E lui ci andò. Io ero seduto con tutti gli altri. Il signor Akins salì sul podio e disse: vi capisco molto bene. Alcuni di voi sono felici che l'Iraq abbia nazionalizzato il suo petrolio. Capisco che vi sia un sentimento nazionalista. Comprendo che alcuni di voi vorrebbero aumentare il prezzo del petrolio e so che alcuni pensano a un prezzo intorno ai 4 o 5 dollari il barile. Parlare di 4 o 5 dollari il barile nel giugno del 72 era per tutti i presenti una rivelazione. Non sembrava possibile. Era la prima volta che si sentiva parlare di tali prezzi. Non è andata esattamente così. Quello che dissi in pubblico negli Stati Uniti prima di recarmi in Algeria era che il prezzo del petrolio era troppo basso. Doveva per forza di cose aumentare perché le scorte erano limitate e la domanda era cresciuta in modo esponenziale. Non si trovavano nuovi giacimenti e non si cercavano nemmeno, proprio perché il petrolio disponibile era a buon mercato. Perciò il costo doveva per forza salire. Ogni volta che il dottor Henry Kissinger veniva in Arabia Saudita per incontrarsi con re Faisal, il re chiedeva a Kissinger: per favore, quando andrà a Teheran, chieda allo Shah di limitare il suo potere e di alzare il prezzo del petrolio. Kissinger sorrideva e rispondeva che avrebbe fatto del suo meglio o qualcosa di simile. E così re Faisal mi mandò dallo Shah in Iran per chiedergli di ridurre le sue pretese. Lo Shah di Persia disse: perché siete contrari all'aumento del prezzo del petrolio? Volete far piacere agli americani? Sono gli americani che vogliono far salire il prezzo. Lo chieda a Henry Kissinger. Quando riportai questa risposta a re Faisal, egli si rese conto che dietro a tutto ciò c'era proprio Kissinger e il re non gli chiese mai più di discutere del prezzo del greggio. È stato fatto di tutto per far sembrare che l'aumento dei prezzi voluto dagli statunitensi per ragioni ben precise venisse imputato ai paesi arabi. Era più comodo e passava meglio nell'opinione pubblica occidentale. Così abbiamo vissuto con quest'idea a lungo. È un mito fra molti altri. L'embargo restò immaginario e l'America, concentrata sulla guerra in Vietnam, non ne sentì mai gli effetti. L'Arabia Saudita fu oggetto di duri attacchi sferrati da due celebri senatori americani, entrambi profondamente anti-arabi. Chiesi l'autorizzazione di informare i senatori sulla situazione reale per convincerli a porre fine ai loro attacchi. Dissi loro: ecco i fatti.
Il petrolio va dall'Arabia Saudita nel Bahrain, dove è caricato sulle petroliere che salpano direttamente per il Vietnam. Petroliere americane o straniere, non importa, ma il petrolio arriva in Vietnam, a cui non sono mai stati tagliati i rifornimenti. Preferisco non rendere pubblico il fatto che l'Arabia Saudita non rispetta l'accordo dell'OPEP sulla politica nei confronti degli Stati Uniti. Questo rompe chiaramente il fronte comune dell'OPEP. Mi era stato concesso di parlare con i senatori. Funzionò. Non c'è mai stata una fuga di notizie. Per le società petrolifere, l'aumento del prezzo al barile rappresentava una ghiotta opportunità che permetteva loro di trovare i finanziamenti per sviluppare lo sfruttamento del greggio offshore nel Mare del Nord, mentre continuavano a ricevere dal Medio Oriente petrolio a basso costo. Alla fine della prima crisi petrolifera, nessuno più credeva che il greggio sarebbe tornato a prezzi contenuti. Tutto il mondo attendeva le decisioni dell'OPEP. Grazie agli introiti del petrolio, il regime dello Shah diventò la prima potenza economica e militare nella regione. Per Nixon e Kissinger, l'Iran era il poliziotto del Golfo. Ma la brama di potere dello Shah fu la sua rovina. L'ultima volta che incontrai lo Shah di Persia non era più lo stesso. Non era più l'uomo che conoscevo. Parlava di invadere tutti i paesi arabi del Golfo in un solo giorno. Farò questo, farò quello. Ero sbalordito. Tornai a Jeddah, in Arabia Saudita, dove si trovava l'ambasciatore americano Jim Akins, un mio buon amico. Andammo a passeggio. In amicizia gli parlai dello Shah, dicendogli due cose. Il suo stato mentale non era stabile e avevo la certezza che ci sarebbe stata una rivoluzione perché lui non era in grado di governare. Nel 1979 il ritorno di Khomeini e la sua denuncia della corruzione delle monarchie del Golfo minacciarono di destabilizzare il Medio Oriente. Nello stesso periodo l'esercito sovietico entrava in Afghanistan. Il presidente Jimmy Carter decretò un embargo sul grano e su alcuni prodotti sensibili che venivano forniti all'Unione Sovietica. In Iran la rivoluzione si radicalizzava. Durante la presa d'ostaggi alla loro ambasciata a Teheran, gli Stati Uniti sembrarono impotenti. L'elezione alla presidenza di Ronald Reagan fu marcata dalla volontà politica di ristabilire la potenza statunitense. La tensione tra Est e Ovest era raramente stata così intensa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ancora una volta il petrolio, ma anche il gas, diventavano armi decisive nel confronto tra le due superpotenze. L'Unione Sovietica avrebbe pagato il prezzo più alto. La preoccupazione maggiore di Ronald Reagan era il progetto di un gasdotto per rifornire l'Europa con gas sovietico che gli europei erano sul punto di cofinanziare. In occasione del suo primo incontro con i capi di Stato europei a Ottawa, Reagan chiese loro di rinviare il progetto. Il tedesco Schmidt rifiutò, il francese François Mitterrand prese tempo. Secondo i miei calcoli, le due tratte di gasdotto siberiano interamente finanziate, funzionanti a piena capacità, avrebbero aumentato la dipendenza dell'Europa occidentale dal gas sovietico di oltre il 65%. L'Austria, parte della Germania e diversi altri paesi sarebbero diventati dipendenti al 100%. Stiamo parlando di più del 65% in generale e questa, a mio parere, era una leva molto potente nelle mani di Mosca.
poteva essere usata in caso di future tensioni oppure semplicemente per sconvolgere l'alleanza della NATO se Mosca l'avesse giudicato opportuno. La dichiarazione dello stato di guerra in Polonia nel 1981 irrigidì le posizioni e rafforzò l'inflessibilità di Reagan. Our sanctions against the military dictatorship that has attempted to crush human rights in Poland and against the Soviet regime behind that military dictatorship clearly demonstrated to the world that America will not conduct business as usual with the forces of oppression. I paesi europei ritirarono il loro appoggio agli Stati Uniti. Avevano bisogno del gas sovietico per far funzionare l'economia. Nel 1981 fummo chiamati a pronunciarci a livello europeo e a decretare un embargo contro l'Unione Sovietica a causa dello stato di guerra imposto in Polonia all'epoca di Solidarność. Fui testimone a Bruxelles delle discussioni sull'embargo. Iniziamo con una lunga lista di prodotti, un elenco magnifico, che fu via via ridotto dagli uni e dagli altri, da tutti gli attori europei. Ognuno stralciava i prodotti cruciali per il proprio paese, pensando di poter mantenere delle aperture verso l'Unione Sovietica. Fu divertente, perché alla fine decidemmo per una lista molto più ridotta di quella iniziale proposta dalla Commissione. Washington continuò la sua offensiva. I collaboratori di Reagan cominciarono ad interessarsi al lavoro di Roger Robinson, un giovane finanziere vicino a David Rockefeller, esperto di economia sovietica. Lo convocarono alla Casa Bianca. Sarebbe stato lui a trovare la falla che avrebbe permesso di sviluppare una strategia per causare la caduta dell'Unione Sovietica. A quell'epoca, gli introiti totali in valuta forte dell'Unione Sovietica erano di appena 32 miliardi di dollari l'anno. L'equivalente di un terzo del ricavo annuale della General Motors o di Exxon nello stesso periodo. Un terzo delle vendite di una sola grande società americana. Ora pensate a come mandare avanti un impero esteso dall'Havana ad Hanoi con quella cifra. Ero nell'ufficio dell'ala ovest quando il giudice Clark mi pose una semplice domanda. Che cosa farebbe se lavorasse qui? Io risposi, sono felice che me l'abbia chiesto perché ho un piano. Descrissi come si poteva tentare di limitare la dipendenza dell'Europa occidentale dal gas sovietico eliminando i sussidi sui crediti ufficiali concessi dall'Occidente all'URSS. Inasprendo i controlli tecnologici, esaminando la possibilità di abbassare il prezzo del petrolio, perché per ogni dollaro in meno al barile all'epoca, l'URSS perdeva tra mezzo miliardo e un miliardo di dollari di utili. Dissi al presidente che i costi dell'impero sovietico si aggiravano intorno ai 15-17 miliardi di dollari l'anno, non in totale, ma in valuta forte. I prestiti annuali richiesti dall'URSS ammontavano a un importo quasi uguale. Perciò si poteva concludere che i governi occidentali e le banche stavano finanziando virtualmente al 100% il costo annuale dell'impero sovietico in valuta forte. Non il 10%, il 100%. Iniziarono delle discussioni durante circa un mese. Il presidente informò Bill Clark, suo consulente per la sicurezza nazionale, della sua intenzione di avviare un piano segreto per limitare il cash flow sovietico in valuta forte. Ricordo ancora l'espressione da lui usata, se non sono le parole esatte si tratta di un'approssimazione molto vicina. Non mi interessa come lo farà, ma lo faccia.
Le tensioni furono esacerbate dal dispiegamento dei missili americani Pershing in Europa in contrapposizione agli SS-20 sovietici stazionati in Germania dell'Est. Reagan impose un embargo totale al progetto di gasdotto sovietico. After everyone had gone around the table, tutti i presenti si erano espressi. Il presidente, dopo un lungo silenzio, disse: che i sovietici facciano pure quel loro maledetto gasdotto. Can have their damn pipeline. And there was nella sala ci fu un sospiro di sollievo. Finalmente eravamo scampati alla corsa per cercare di impedire al gasdotto siberiano di sviluppare il suo pieno potenziale e avremmo potuto riprendere a riallacciare relazioni armoniose. And you could hear everyone, you know, most people breathing a sigh of relief. And then the president. E poi il presidente continuò dicendo e colpendo il tavolo con un pugno, ma non con attrezzature americane e non con tecnologia americana. Fu uno shock per tutti nella sala. Bill Clark disse: abbiamo una decisione presidenziale. Ad affrontare l'offensiva statunitense c'era un regime, quello sovietico, già agonizzante. Brezhnev era morto nel 1982, dopo 17 anni al potere. Il suo successore, Yuri Andropov, morì nel 1984. Konstantin Chernenko, che succedette ad Andropov, morì nel 1985. Gorbachev fu nominato proprio nel momento in cui Washington apriva un nuovo fronte. Nel 1984 Reagan aveva chiesto al suo amico William Casey, direttore della CIA, di negoziare con i leader sovietici nel più gran segreto. Dopo lunghe e difficili trattative, si giunse finalmente ad un accordo nel 1985, durante la prima visita di Stato di Ray Fadda a Washington. Come reagì Reagan? Convinse il re dell'Arabia Saudita ad immettere più petrolio sul mercato per abbassare i prezzi. Il risultato fu che le nostre entrate in valuta estera diminuirono di 2/3. Ecco, è stato un colpo durissimo. Noi lavoravamo per Casey e il piano era di far crollare l'Unione Sovietica. Si trattava di chiedere ai sauditi di produrre in abbondanza. Basti pensare alle cifre di un grande pozzo come quello di Gavar. Inondavamo il mercato di petrolio, minando l'economia sovietica, un'economia essenzialmente artificiale che dipendeva dal petrolio venduto a prezzi relativamente alti. Abbiamo provocato il crollo economico dell'Unione Sovietica e la chiave per farlo è stata l'Arabia Saudita. Allo stesso tempo la guerra in Afghanistan prosciugava il tesoro sovietico. Riducendo il prezzo del greggio, si rigonfiava l'economia americana grazie al petrolio a buon mercato dell'era Reagan. Con Reagan l'economia si riprese. Prestiti e denaro a basso costo andavano mano nella mano. C'erano delle operazioni segrete condotte a partire dal territorio saudita. Per i neoconservatori era un matrimonio perfetto. La situazione divenne drammatica quando perdemmo 2/3 della nostra valuta a causa della riduzione del prezzo del petrolio. In quel frangente non potevo non assumermi il rischio. Fummo costretti ad attingere alle nostre riserve d'oro e di valuta straniera, una somma tale che alla fine avevamo speso tutto. Il flusso di petrolio a basso prezzo spinse i paesi arabi dell'OPEP a gonfiare artificialmente le loro riserve del 65%, pari a 300 miliardi di barili virtuali. All'epoca nessuno conosceva il reale stato delle riserve mondiali di greggio.
Nel 1984 un paese dell'OPEP, il Kuwait, annunciava 65 miliardi di barili, una cifra che corrispondeva alla tendenza a lungo termine. All'improvviso nell'85 ne aggiunse il 50%. Non era cambiato niente nei pozzi di petrolio, si trattava solo di dichiarazioni. La ragione è che la quota di produzione OPEP era basata sulle riserve annunciate, così più riserve annunciavi, più potevi produrre e più guadagnavi. Il Kuwait aveva barato e questa fu una delle cause del conflitto con l'Iraq. A 2 anni di distanza, il Kuwait riportò un piccolo incremento da 90 a 92 miliardi di barili. L'aumento indispettì gli altri membri dell'OPEP. Abu Dhabi disse: se voi ne avete 92, allora anche noi passiamo da 31 a 92. E l'Iran: noi contiamo di più di voi, passiamo da 49 a 93. Saddam Hussein li batté entrambi passando da 47 a 100. Il Venezuela fece un balzo da 25 a 56 miliardi di barili, includendo il greggio pesante che prima non era conteggiato. Ma l'Arabia Saudita era alle prese con un problema, perché già dichiarava più barili del Kuwait e quindi non poteva allinearsi con quest'ultimo. Ci rifletterono per 2 anni, poi annunciarono un importante aumento. Ecco da dove provenivano i 300 miliardi di barili in tutta questa confusione. Per un anno o due nessuno prese quelle cifre sul serio. Ma con il passare del tempo, ogni volta che una rivista specializzata pubblicava le riserve dei vari paesi, ogni volta che la BP diffondeva le sue statistiche, le cifre restavano. Non erano 260, erano 261,217. Ed erano tanto dettagliate da far pensare che erano state verificate dall'ufficio di revisione Price Waterhouse. Gli americani non hanno la minima idea di quanto petrolio ci sia ancora in Arabia Saudita. Le informazioni che escono da Dahran sono strettamente controllate. Se si parla di nuovi pozzi, di rilievi sismici in 3D e tutto il resto, i sauditi mantengono uno stretto riservo. Non esiste una stima totale del petrolio saudita. Loro affermano di avere greggio in abbondanza e moltissimi nuovi pozzi. Gavare è esaurito, non importa, c'è ancora petrolio altrove. Si sposteranno verso i vecchi pozzi e non avranno problemi per i prossimi 50 anni. La CIA non è mai stata incaricata di spiare le riserve di petrolio. Avrebbe potuto farlo, ma non le è mai stato chiesto. Invece il Dipartimento di Stato chiede al governo del Kuwait e dell'Arabia Saudita quanto petrolio avete e i sauditi danno loro un pezzo di carta. Grazie. Su quella cifra si basano le stime. Nel 1986 il prezzo al barile crollò a $7. Il vicepresidente Bush, contrario al piano di Reagan, era preoccupato delle conseguenze per l'industria petrolifera statunitense. Si recò in Arabia Saudita per convincere Re Fahd ad aumentare il prezzo al barile. Il mondo del petrolio aveva trovato il suo portavoce. 2 anni dopo, Bush sarebbe divenuto presidente degli Stati Uniti. Nel 1988, al termine della guerra contro l'Iran, Saddam Hussein era sul lastrico. Era stato il braccio armato del mondo arabo contro la minaccia iraniana, ma ora i paesi del Golfo, specialmente il Kuwait, gli negavano ogni sostegno finanziario. Il 2 agosto 1990 Saddam invase il Kuwait, da lui sempre considerato territorio iracheno. Le cifre falsificate dai paesi arabi sulle loro reali riserve di greggio avevano conferito al Golfo un'importanza strategica ancora maggiore. Non si sapeva se Saddam Hussein avrebbe attraversato la frontiera per impossessarsi dei pozzi di petrolio a est dell'Arabia Saudita. We're in a determined mode. A mode that he should get out without concession. And this is the will of the world body. This is the will of the entire world, if you will, against this man. And he's got to understand it. So we're going to keep on repeating it. No concession, no negotiation for 1 inch of territory. And Mr. Saddam Hussein, simply do what the world is calling upon you to do. Get out. Su iniziativa degli Stati Uniti, quasi 1 milione di soldati provenienti da oltre 30 paesi si ammassarono in Arabia Saudita. Era iniziata la prima guerra del Golfo.
La prima guerra del Golfo fu una guerra di protezione degli approvvigionamenti petroliferi degli Stati Uniti, indipendentemente dalla violazione dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale della Carta delle Nazioni Unite. Accettare che Saddam Hussein controllasse la produzione irachena e quella del Kuwait con una posizione di forza militare per imporre le sue decisioni a tutti i suoi vicini non era possibile. Sarebbe stato lui a fissare i prezzi mondiali del greggio e si conosceva la sua posizione piuttosto rigida in proposito. Però si può dire che in quel momento contava meno il mercato che il meccanismo di sicurezza degli approvvigionamenti di petrolio, perché per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale si profilava una minaccia reale e non solo virtuale nei suoi confronti. Ricordo bene, dopo la fine della guerra del Golfo, vi fu un congresso mondiale sul petrolio a Madrid. Era stato invitato il signor James Schlesinger, che aveva occupato funzioni importanti in seno all'amministrazione americana ai tempi di Carter, segretario di Stato all'energia, segretario di Stato alla difesa, eccetera. Così venne invitato in qualità di ex alto responsabile statunitense e di consulente a dare un suo parere sulla geopolitica dell'energia nel mondo dopo la guerra del Golfo. Non ho mai dimenticato la frase da lui utilizzata, sarebbe difficile dimenticarla. Disse testualmente: quello che l'opinione pubblica americana ricorda della guerra del Golfo, l'invasione del Kuwait e la sua liberazione, è che è molto più facile e divertente andare a prendere a calci nel sedere quelli del Medio Oriente, proprio così disse, a calci nel sedere, che accettare dei sacrifici con il prezzo del petrolio alle stelle. Mi permetto di essere più diretto. Gli Stati Uniti sono petrolio dipendenti. Qualunque cosa venga a interferire con la loro dipendenza dal petrolio viene contrastata. La CIA, la politica, la sicurezza nazionale, l'ambiente, tutto è basato sul petrolio. Nel 2001 Dick Cheney, ex ministro della difesa di George Bush Senior, divenne il vicepresidente di George Bush Junior e con ogni probabilità l'uomo più potente degli Stati Uniti. Il suo obiettivo? Sconfiggere Saddam Hussein per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti americani di petrolio. Fino alla sua nomina era stato presidente della Halliburton, la maggior compagnia di servizi petroliferi al mondo. L'unica preoccupazione di Cheney era di assicurare i profitti delle società petrolifere. Non si trattava solo di aumentare il valore delle loro azioni. Cheney aveva la convinzione che l'industria petrolifera fosse un pilastro dell'economia americana e che l'America fosse un grande paese grazie a essa. Così se il presidente della Exxon gli avesse detto: non possiamo pagare i danni della fuoriuscita di petrolio in Alaska perché costa troppo, Cheney avrebbe trovato un modo per non obbligarli a farlo. Nel 2001, il vicepresidente Cheney creò un gruppo per la sicurezza energetica, formato interamente da amici suoi. Non si sa di cosa abbiano discusso e in quali termini. Non è sorprendente, è tutto segreto. Non ho mai visto i verbali di quella commissione. Potete leggere tutti i documenti CIA o quelli dell'FBI o il rapporto della commissione sull'11 settembre, ma non vedrete mai nulla delle riunioni sul petrolio o sulle trattative segrete tra le società petrolifere. Conosciamo per nome le persone che sono state alla Casa Bianca, conosciamo le loro ditte, sappiamo che hanno parlato di petrolio, ma di che cosa esattamente? Che cosa può essere tanto segreto? Posso solo supporre questo: abbiamo meno petrolio di quanto affermiamo. Il 28 gennaio 2000, meno di due settimane dopo il suo insediamento alla Casa Bianca,
George Bush Jr. chiese una riunione del Consiglio di sicurezza per discutere del Medio Oriente. I membri del Consiglio si presentarono pensando che volesse affrontare il conflitto israelo-palestinese. Bush si sedette e disse sin dall'inizio: non sono qui per discutere delle relazioni tra arabi e israeliani. Sorpresa generale. Bush continuò: Clinton ha commesso errori. Stava lavorando per gli arabi contro gli israeliani. Io intendo correggere i suoi errori. Lavorerò per gli israeliani e darò loro carta bianca per occuparsi dei palestinesi. Colin Powell intervenne. Ma se lo fa, gli israeliani distruggeranno i palestinesi. Bush rispose: va bene, lasciamoli fare. Con voi voglio discutere dell'Iraq. Le misure economiche non servono. Dobbiamo usare la forza militare. All the decades of deceit and cruelty have now reached an end. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. Perché siamo andati in Iraq? Me l'hanno chiesto molte volte sin dal 2003 e la mia risposta è questa. Siamo entrati in Iraq per sbarazzarci di Saddam Hussein e il giorno dopo era tutto per il petrolio. Assolutamente. Guardi, tutti, Wolfowitz, Cheney e gli altri, erano convinti di poter aumentare la produzione irachena a 6 milioni di barili al giorno e che sarebbe stata una grande apertura per le riserve delle compagnie petrolifere americane. Credevano di poter istituire una democrazia di stile americano in Iraq. Non hanno mai considerato che avrebbe potuto essere una democrazia all'iraniana o un governo che dovesse tener conto dell'Iran. Per loro, il nuovo esecutivo sarebbe stato favorevole all'industria petrolifera americana. Oggi nessun paese controlla il mercato petrolifero, che funziona come un mercato delle materie prime totalmente deregolarizzato. Al contrario, le riserve di petrolio del Medio Oriente sono sotto protezione americana, con eccezione dell'Iran. Questa è la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi. Quando l'Iran reagì al contraccolpo petrolifero minacciando la navigazione nel Golfo, arrivarono subito le navi da guerra americane, francesi e britanniche, giù le mani dal petrolio, alcune cose sono sacre. Bisogna distinguere tra mercato e geopolitica. Il mercato assicura la quotidianità. È legato all'offerta e alla domanda. All'inizio del nuovo secolo si è vista una crescita continua del prezzo del petrolio, legato all'aumento dei consumi nei paesi emergenti, in primo luogo in Cina. E poi c'è la protezione. La protezione è tutt'altra cosa. È legata all'idea che gli Stati Uniti sono, in un certo qual modo, i curatori dei paesi consumatori e garantiscono per loro la sicurezza degli approvvigionamenti. In questo senso siamo ben contenti, noi, francesi, britannici, tedeschi o italiani, di beneficiare della protezione americana che ci assicura che il petrolio arrivi concretamente fino a noi. Nel contempo la protezione ha una valenza geopolitica. In altri termini, io, Stati Uniti, mando dei messaggi impliciti agli altri.
Se mi attaccate, vi riduco come il Giappone e la Germania alla fine del primo e del secondo conflitto mondiale. Vi escludo dal mercato. Chiunque lanciasse un attacco contro gli Stati Uniti sarebbe espulso dal mercato mondiale e in particolare dal mercato petrolifero. Non riceverebbe nemmeno un centilitro di greggio. Detto altrimenti, se lei fosse la Cina, può avere centinaia di migliaia di uomini, sviluppare la sua aviazione, eccetera, ma per ora, se mi dichiarasse guerra, il che non è comunque nel suo interesse, ebbene, non avrebbe più una goccia di petrolio nel giro di pochi minuti. Certo, siamo nell'ambito virtuale, ma il messaggio è chiaro e viene recepito. Questo fa sì che la Cina benefici della protezione americana, quella che viene chiamata sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, e nel contempo gli Stati Uniti sono in grado di impedire alla Cina di far loro la guerra. L'intervento militare in Iraq ha segnato l'inizio di una nuova guerra per le risorse, ma forse si tratta di una strategia già sorpassata. Colmo dell'ironia, con la sua scesa in campo in Iraq, Washington ha spalancato le porte del paese all'Iran, come è stato affermato dal primo ministro iracheno sciita in occasione di ripetute visite a Teheran. L'Iran potrebbe persino fra poco controllare il petrolio iracheno. Dal canto suo, in pochi anni, la Cina ha trovato il modo di assicurare le sue fonti di rifornimento ovunque nel mondo, creando delle alleanze che mettono il paese al riparo dalla pressione statunitense. I cinesi hanno tessuto una politica del petrolio a livello planetario e sono molto avanti rispetto agli Stati Uniti. Si sono ritagliati una riserva di caccia privata. Pechino è sul punto di occupare una posizione dominante nel mercato del petrolio proprio nel momento in cui le riserve complessive sono al livello più basso. Dal 1964 ogni anno ne troviamo meno. Abbiamo migliori mezzi tecnici, abbiamo svolto ricerche approfondite, abbiamo i prezzi a livelli alti, non ci riusciamo. Non lo troviamo perché non c'è. È impossibile trovare qualcosa che non c'è. Anche se la domanda di petrolio ristagnasse per i prossimi 25 anni, dovremmo ugualmente trovare circa 45 milioni di barili al giorno solo per mantenere il livello produttivo attuale. È un enorme problema. Bisognerebbe immettere sul mercato l'equivalente di 4 volte la produzione dell'Arabia Saudita nei prossimi 25 anni. Ci sono grandi ostacoli che impediscono di farlo, e comunque servirebbe solo a compensare il declino dei pozzi esistenti. È inevitabile, il petrolio si fa sempre più raro. Oggi per ogni 6 barili consumati se ne scopre uno. Solo l'Africa possiede ancora giacimenti petroliferi. È già iniziata una nuova guerra per il petrolio?